Buonasera, benvenuti. Welcome to the first of actually three meetings within the Brenningmeier-Wehrhahn lecture series Litera et Spiritus, Jewish Christian spiritual talks on text of the old, or what Professor Zakovic prefers to say, text of the First Testament. I'm Father Philip Gabriel Rentsches, and as director of the Cardinal Bea Center, I especially would like to say thanks to Mrs. and Mr. Aldegonde Brenningmeier-Wehrhahn for being with us tonight here and for their permanent support. This lecture series is part of the Cardinal Bea Center's annual theme, One Scripture, the One and the Other Tradition. And we'll follow this lecture, and I'm now proud to announce a fairly singular arrangement. On three evenings, Professor Yair Zakovic from the Hebrew University of Jerusalem will be joined by a Catholic scholar who is at the same time a representative of one of the great Catholic spiritualities. Actually, three spiritualities that are all present in the city of Jerusalem. They are going to present readings of a commonly chosen biblical text. In other words, tonight we are going to be not only Christian Jewish, this is what we usually do at the Cardinal Bea Center, we are also going to be interdisciplinary, moving between exegesis and theology, spirituality and exegesis. To say it rabbinically, moving between pshat and remez. To say it patristically, we are moving between Antioch and Alexandria. Litera et spiritus. Tonight, Professor Zakovic and Professor Luigi Gioia of the Pontifical Athenaeum of St. Anselm will engage this first of the three spiritual talks as, I may say, spiritually as well as spiritedly. The chosen biblical text is an extract of Proverbs chapter 9, verses 1 to 6 and verses 13 to 18, following under the quite suggestive title, Wisdom and Folly, Are They So Different? Please make use of the handouts in order to follow with greater ease the scriptural references that our speakers are going to make tonight. We have decided to apply the following format, approximately 35 minutes to each speaker, followed by dialogue between the two of them, which will be at last opened up to all of us here present. And at this point, I would like to introduce our first speaker, Professor Yair Zakovic. Yair Zakovic is the Emeritus Father Takei Otsuki Professor of Bible at the Hebrew University of Jerusalem and a Professor of Jewish Peoplehood at the Interdisciplinary Center Herzliya. Professor Zakovic served as head of the Institute of Jewish Studies at the Hebrew University from 1995 to 1997, and Dean of Humanities from 1997 to 2001. Professor Zakovic's primary interests are the literary analysis of the Bible, the history of beliefs and ideas in the Bible, biblical historiography, and early Jewish and Christian interpretation of the Bible. He has written, indeed, numerous books and articles, including The Life of Samson, commentaries on the Book of Ruth and Song of Songs, Introduction to Interbiblical Interpretation. A new book is announced, he told me today, and I'm really happy to tell you what it is going to be. It is the book, in the beginning there was the word, Eight Conversations on the Fourth Gospel. You heard it right. So on the Gospel of John, Professor Zakovic, together with another professor of the Hebrew University, Serge Huser.
Professor Sakowicz indeed was here last year for the Brenningmeier-Wehrhahn lecture in October. We also had him not only for the annual lecture, but also for then talks on the Psalms, an experience that really gave us the idea, this vision to open up a spiritual shared talk, Jewish-Christian, theological, exegetical, spiritual talk on texts on the First Testament. Professor Sakowicz. Professor Renzes, Professor Gioia, my good friends, Alde Godet, Hubert, Brenningmeier-Wehrhahn, my good friends and hosts from the Lay Center, including Professor Ozuto, ladies and gentlemen, I would like first to say how overwhelmingly grateful I am to find myself again invited to your esteemed university in your most beautiful city, to speak again to you, friends, colleagues, fellow lovers of the Bible, these most glorious works of human experience. I'd like to offer my heartfelt appreciation to the Cardinal Bea Center for Judaic Studies at the Pontifical Gregorian University and to its director, Professor Renzes, for inviting me to deliver these talks. The most sublime of artists was the creator of the world. The writers of the Bible, artists themselves, stood breathless and full of wonder at his work. How great are the things you have made, O Lord. You have made them all with wisdom. The earth is full with your creations. There is the sea, vast and wide, with its creatures beyond number, living things small and great. That's quotation from Psalms, of course. And I, a reader of the Bible, day after day, year after year, admire this sacred work, this book that represents the most magnificent of literature, of either prose or poetry that has been produced. I'm not an artist, I am but a servant that serves a work of art, the scriptures. I'm one of myriads of the Bible's servants, past, present, and future, who have worked and will work to serve it. Servants, interpreters, must be humble. They must devote themselves entirely to the biblical work, listening carefully to its voice, finding within it what it possesses and not what they hope to find in it. The servant needs to let texts lead him to their interpretation, to their ideas. The servant is required to proceed slowly, unhurriedly, to note and explicate every detail, every sentence, every expression, every metaphor, image, word, every note. The servant must quest for the truth, as we find written in rabbinic literature. And what is the mark of the Holy One, blessed be he? The truth. The servant will never arrive at a single true understanding of the text. However, as it is said in another rabbinic text, Pirkei Avot, it is not your duty to finish the work, but you are not at liberty to neglect it. In the course of his work, the servant sees that no artist creates work from nothing. Writers do not write their work alone in an empty room. Rather, there is a library behind each writer to which his work connects, relates, corresponds. His work corresponds with earlier writings, just as later writings will correspond with his and use his as
their foundation. The faithful servant will listen to this interaction, to this conversation between texts, and will trace the path that crossed this way and that within the Bible. He will expose this map of interactions, and by doing so, will approach even closer to an understanding of the text he examines. I'm not jealous of my interpretations, nor should any of us be. We are open to learning from the interpretations of others who certainly discern things we have not. This is the reason for this series of dialogues, of which tonight my dialogue with Professor Gioia will be the first. That was my introduction to my three lectures, and now I can start reading the text we are here to listen to. Wisdom and folly, are they so different? Proverbs chapter 9. In Proverbs chapter 9, we have two presentations of two human qualities, two personified characters, wisdom and folly. Both of them try to tempt young people to approach them, to enjoy the food they offer. Between the two presentations of wisdom and folly, we have an interpolation, verses 7 to 12, which we are not going to deal with tonight. The two speeches of the two characters are very similar to one another, and yet the one who listens to wisdom will live, and the one who follows folly will reach Sheol, the underworld. If we pay attention to the structure of the two units, each presentation has six verses. The first presentation by wisdom, we have three verses presenting her acts and three verses that present her speech. The structure of the other unit is a little different. It is the poet, the wise man, that characterizes folly in one verse. Then we have her acts in two verses, verses 14 and 15. Then her speech, which is a little shorter than the speech of wisdom, verses 16 and 17. And then again, the poet has to sum up and to make it very clear that the fate of whom follows folly is going to be death. What should we pay attention to when we read these two presentations? First of all, we should pay attention to the resemblance and to the difference between these two presentations. And we should ask ourselves, what's the importance of this resemblance between the two? And how does this resemblance help us to convey the message, to understand the message of these units? And what is the message of these two units? We should pay attention, of course, to the rhetoric of both wisdom and folly. And a question that I may ask, were these two speeches delivered one after the other, or were they delivered simultaneously, like in the marketplace when two merchants are competing with one another, trying to tempt, you know, potential customers to buy their merchandise? And we should keep in mind while we read a very old story, the story of the expulsion from the Garden of Eden. I haven't overcome, oh my God, it happened to me a year and a half ago. I think that heaven in Rome is unhappy with my lectures. Yeah, I haven't overcome yet the trauma of being expelled from the Garden of Eden, so that's why we should keep this story in mind. Anyway, let's start with the first presentation, the one of wisdom. And what we have here in the first three verses, we have
her six acts, six consecutive acts, which actually demonstrate how industrious she is. The first two, in the first two, she builds her house, she prepares the stage. In the other four, she makes all the necessary preparations for the party. Those of you who know some Hebrew will hear that the four acts in verses 2 and 3 rhyme. Tavcha, slaughtered, mascha, mixed, archa, laid out, shalcha, sent out. And this rhyming emphasizes the intensity and the rhythm of these preparations, including sending the girls to invite the guests. So wisdom has built her house. I'm not going to refer to all text I have on the handout, because otherwise Professor Rences will get pretty angry with me for talking for too long. Anyway, wisdom has built her house. She is a hard worker. She has hewn her pillars seven. Well, the number seven is a perfect number, and you know, the more pillars you have, the more stable the building is going to be. But there is another reason for these seven pillars, because we know this good old tradition, already known to us from Mesopotamian literature, about the seven wise men. A tradition that we see again also in the Hebrew Bible. If you look at texts from 6 to 8, like the sluggard in Proverbs 26, the sluggard is wiser in his own eyes than seven who answer with good sense. Or in the book of Esther, the seven ministers of Persia and Media, etc. So, you know, we have here seven advisors, seven wise men. Because before you make a decision, you should listen to more than one piece of advice, to more than one point of view. It's also an advice I try to give to politicians in Israel, but they don't listen to scholars. Anyway, so she has, and after she has built this stable building, now she is making all the preparations for the meal. And she follows the right order of acts. She is very well organized. First, she cooks the meat, which takes a long time. And then she can mix the wine. It's a mixture of wine and water and spices. And then also, of course, she laid out the table. Now she has sent out her young women, calls loud, etc. Now we know that she has some helpers, that she has these young women around, and we should ask ourselves, why hasn't she used them for making all the preparations for the party? No, she's so very industrious. She does not need the help of anybody. But when it comes to calling all the guests, then this modest lady, she will not go out. She will not leave home for standing out there, for calling people. That's why she needs her maid servants. She's using them for calling the guests. And of course, it's good to have more than one maid out there, because this way she can approach more people and invite more young people. When we read about her, you know, using her maidservants to make the invitations, we may recall that in other texts, in the first part of the book of Proverbs, if you look at texts 9 and 10 on the handout, you'll see that there it's wisdom herself who makes the calls. Wisdom cries out in the streets, in the squares, she lifts her voice. And then in chapter 8 again, look, wisdom calls out and discernment lifts her voice. And so perhaps in our text we have some covert polemics against this concept expressed in the other text. Perhaps our writer believes that wisdom should be very, very modest. She should not be out there screaming. And so she is now inviting all these people, and whoever
and she calls whoever the dupe, let him turn aside here. Yasur hena, and those of you who remember their Bible correctly, and even if you don't remember, you can look at text number 11 and see that the same terminology was used by Yael, who tried to tempt Sisera to enter her tent. Turn aside, my Lord, turn aside to me, do not fear. Sura, Adoni Sura, which is a great wordplay on his name Sisera. But anyway, the fact that the same terminology can be used for invitation to enjoy the pleasures of wisdom, the same terminology can be used also for tempting people to enter a tent in order to get killed there. That should alert us. Anyway, so she now invites the dupe, let him turn aside here. She's talking to every single one of them separately. Well, she's not the one who talks. It's the girls who do the talking, but the text is hers. She composed the text. They are just her heralds. The senseless, she said to him. And the dupe, meaning the petty, is not necessarily stupid. This is an inexperienced person. We haven't lost our hope. He can still learn. He can, if he just listened to the right, type of advice. Come partake my bread and drink the wine I have mixed, she says. Well, she offers food for the mind. And she does not praise the food. She just mentions the fact, this is my food, I have prepared it. She does nothing in order to promote it, to say it's great, it's delicious, it's sweet. No way, not her. She is, as I said, she is very modest. So, and then she says, forsake foolishness and live. Well, in Hebrew, forsake foolishness, one can understand it, ptaim, one can understand it as forsake the other dupes, but also one can understand it as an abstract noun, foolishness, forsake foolishness and live, and stride on the way of discernment. The moment we hear the verb leave, and we see also the noun way, that's when I start thinking about the story I mentioned, about the way that leads to the tree of life in Genesis chapter 3. And perhaps again we have here covert polemics against the story in Genesis. Because you remember that indeed, first of all, in the book of Proverbs and in the first section of the book of Proverbs, wisdom is indeed the tree of life. In Proverbs chapter 3, verse 18, she is the tree of life to those who grasp her, and whoever holds on to her is blessed. In Genesis, eating from the fruit of the tree of knowledge led to our expulsion, to distancing us from the tree of life. Here, eating the food offered by wisdom guarantees us life. Perhaps not necessarily eternal life, but at least good life, moral life. This section, this presentation of wisdom started with the word wisdom, chokhmot, and ends with the word discernment, binah. So that's the frame, wisdom and discernment, chokhmah and binah, which is anyway a fixed wordplay in biblical poetry. So this was the presentation of, you may call perhaps in Italian, Donna Ideale. Now we move to the other lady, to the other presentation, verses 13 to 18. Folly. And folly immediately reminds us of an adulteress. Again, in this first section of the book of Proverbs, you have at least three speeches of this stupid adulteress in chapter 2, in chapter 5, in chapter 7.
And of course, the food she offers will be also interpreted as an invitation to adultery. And again, the relationship between forbidden food, temptation by a woman, and sex, all these are associations that bring us back to the story of the expulsion from the Garden of Eden. When we discuss wisdom, we saw that it was her own acts that characterized her, that presented her to us as an industrious woman. Since folly is not industrious at all, she's going to do nothing. It is the poet, the wise man, that has to characterize her. And he says, the stupid woman bustles about. Well, she's very noisy. She pretends to be busy. She makes noise, but she does nothing. Gullibility, ptayut. It's the ptayut who's going to try to tempt the petty, the stupid one. Well, how ironic it is. And gullibility, and she knows nothing. She knows nothing. That's the Hebrew text, Bal Yad Amma. In the Septuagint, we have a slightly different text, Bal Yad Aklima, meaning she knows no shame. She knows no shame. Immediately we realize how far, how different she is from the modest lady we have already met. A Bal Yad Aklima, meaning having no shame, very similar to what we have in text number 17, the quotation from Jeremiah about the people of Israel being an adulteress, according to Jeremiah. And she sits at the entrance of her house. Again, she's not being modest. She sits at the entrance, which again may remind you of another lady who at least disguised herself as a prostitute, Tamar, in Genesis chapter 38, and that's in text number 18. And she sits there at the entrance of her house in a chair. She sits like a queen. She does nothing, this lazy lady, on the city's height. She exposes herself. Everybody can see her. To call out to the wayfarers who go on straight path. Well, I guess that these guys have already made up their minds. They are not dupes anymore. They have decided already to follow the good advice of wisdom. But she will still try. She doesn't give up. She'll try to make them dupes again. Yeah, they go on straight path, but she will start speaking to them. And what does she say? Well, you know, she is the first example of plagiarism in the Bible. She steals the speech of the other lady. We have already been to this movie. We heard this text. Whoever the dupe, let him turn aside here. Yeah, and as I said, these are no dupes anymore, but she's trying. And the senseless, she said to him. And what does she say? Stolen waters are sweet, and purloined bread is delicious. Wisdom, as we remember, invited us to eat what she has prepared and did not praise her food. While this lady did not work, did not do anything, and she offers food that she has stolen. Stolen waters are sweet. And you know, again, that according to the Bible, water can be a symbol to a woman. For instance, you see it in text number 19. Drink water from your own well, fresh water from your cistern, but of course stolen water, we're talking about adultery. Stolen waters are sweet and purloined bread is delicious. Purloined bread, secret bread.
Secret, of course, because secret is again a reference to adultery. If you remember the story of David and Bathsheba, after David does what he does, the prophet Nathan blames him. You acted in secret. Ata asita baseter. But the irony is that this lady speaks about secret business in public. She is very open about it. And bread again is a symbol of a woman in the Bible. We have this perfect equation in Genesis chapter 39, the story of Joseph and the wife of Potiphar. Joseph says, and he, meaning your husband, and he left all that he had in Joseph's hands, and he gave no thought of anything with him there, save the bread he ate. And then it becomes clear in verse 9, what is the bread? He is not greater in this house than I, and he has held back nothing from me except you, as you are his wife. Equation, clear one, bread is a woman. So she is actually invited the young people to commit adultery. Now, the author, the wise man, has to interfere. Wisdom spoke for three verses without interference because her message was very clear. Her message was a very positive one, a message that we would have liked to follow. But the message of folly is a very dangerous one, and that's why the wise man has to make it very clear, and he, meaning the young lad who listens to her, does not know that shades are there in the depths of all her guests. All her previous guests are dead, are all buried in her own house. So this second presentation started with her not knowing. She didn't know anything, and it ends with the young lad not knowing, and he does not know the shades are there. Not knowing at the beginning, not knowing at the end. In comparison to wisdom and discernment, the beginning and the end of the first presentation. Now we see that she also called all her guests from the heights of the city, from the top of the city. But those who listen to her will reach the depths of Sheol. Now, it's very clear that there is a strong resemblance between the two presentations, and this strong resemblance actually emphasizes the contrast between the two. The resemblance is just an illusion. And this resemblance actually emphasizes the great danger, how easy it is to choose the wrong way, how easy it is to follow the wrong piece of advice. Because the difference between these two women is a great difference. Wisdom is modest, industrious, and folly exposes herself. She's not modest, she's lazy, she's noisy. Wisdom does not praise her merchandise, does not praise wisdom. Folly does praise adultery. Folly actually imitates wisdom. She steals not only the food she presents, but also the speech. The terminology is very similar, but wisdom offers a model for life based on learning, industriousness, modesty, and morality, while folly offers a model of life based on ignorance, of being ignorant, laziness, and adultery. Well, I brought up a question at the beginning. Were these two speeches delivered simultaneously or not? So I believe that
Wisdom spoke first, and the young people actually were convinced, as we saw already, by the speech of wisdom. But we should take also in consideration that later on we had many repetitions. The both of them kept, you know, standing there. The messengers of wisdom and folly kept repeating the message the way it happens in the marketplace. The folly is really trying hard to silence the voice of the maids of wisdom. The end of the literary unit, in the words of the wise man, his words are there to make sure, to guarantee that those who listen will know the difference, will understand the difference between the two speeches. You know, I mentioned the necessity to compare our text to the story of the Garden of Eden. Perhaps you know that biblical historiography is pretty pessimistic. There isn't much hope there. Yeah, and of course, in the story of the Garden of Eden, that's it. The road to the Garden of Eden is blocked. The cherubim are standing there with the sword, and we have no chance to get back to the garden. But prophecy does leave us some hope, and that's already a promo for my lecture on Thursday. We'll see that there is a way to return to the Garden of Eden in biblical prophecy. A biblical love poetry also opens the gate of the Garden of Eden. If you want to read something nice tonight before you go to sleep, read the Song of Songs, chapter 4 from verse 12 to chapter 5, verse 1, the song of the return to the garden. And here we see that also wisdom literature is optimistic. The road to the Garden of Eden is not blocked anymore. There is a return if you choose the right way. The cherubim are not blocking the way to the tree of life. If we eat the right food, food for the mind offered by wisdom, the road will be opened to us. The road for good life, moral life. We can all enter the garden. You are all invited. Thank you very much. Thank you very much, Professor Zakovic. And it is now time to introduce our second speaker tonight, Padre Luigi Gioia. Father Gioia is professor of theology and spirituality at the Pontifical Ateneo Sant'Anselmo since 2011. He received his doctorate in Oxford under the guidance, I'm very proud to say that, under the guidance of Archbishop Rowan Williams on St. Augustine. He, Father Gioia, was abbot of the Abbey San Benedetto di Seregno, close to Milan. You officiated for how many? 2 years. 2 years. So we have an incarnated example of spirituality and theology going together. Among the titles of publications, I would like to mention the Theological Epistemology of Augustine's De Trinitate, and recently there's a TNT Clark Companion to Augustine and Modern Theology, Augustine's De Trinitate. To you now, Father Gioia. So I'll say just a few words in English, and then I'll switch to Italian, just to say how humbled I am to be here, and how at the same time glad I am here to
to share this lecture with you. I'm a great, great admirer I'd say Israel or Hebrew spirituality, and I wish I knew more. I don't know Hebrew. I guess you can't learn everything in life. You've mentioned at the beginning of your lecture, you've spoken about interpretation, and I suppose, though I interpreted my role today as trying to give an example of lived interpretation, lived exegesis of this passage, and we'll see if it is a good interpretation or a bad interpretation. So I'll switch into Italian now. La cosa che mi ha colpito a partire dal titolo suggerito dal professor Zakovic è stata appunto questa provocazione. Saggezza e follia sono poi così diverse. Ed effettivamente nel presentarvi un po' l'esegesi, quindi la maniera nella quale questo passaggio è stato interpretato ed è stato vissuto nella spiritualità benedettina, mi sono soffermato soprattutto su questo aspetto, no? Come la saggezza e la follia in fondo finiscono con i confini tra loro due, finiscono con l'essere abbastanza porosi, e poi cercare di trarre qualche indicazione o qualche conseguenza dal punto di vista teologico, ecclesiologico, se vogliamo, a partire da queste considerazioni. La frase naturalmente che, a partire anche dall'esegesi che ci è stata proposta dal professor Zakovic, la frase che meglio sottolinea la relazione tra questi due passaggi è quella centrale, no? Chi è inesperto venga qui, chi è privo di senno, ella dice, no? Quindi la saggezza dice questa frase e la follia gliela presta e la ripete esattamente nello stesso modo. Quindi la chiamata della saggezza e della follia si presenta esattamente nello stesso modo, anche se gli esiti sono diametralmente opposti, la vita in un caso, la morte nell'altra. Con la grande questione, allora, la grande questione di come distinguere l'una dall'altra, la grande questione di quanto libera, di quanto consapevole sia effettivamente la nostra possibilità di scelta. Credo che occorra riconoscere che c'è una parte di contingenza molto forte che detta la maggior parte delle scelte della nostra vita. Se non avessi, quando avevo 17 anni, visitato un giorno un piccolo monastero benedettino vicino alla mia città natale, Matera, e non mi fosse capitato in quell'occasione di confessarmi ad un autentico uomo di Dio, un monaco di quella comunità, quasi certamente non sarei diventato monaco, volevo diventare gesuita all'epoca, quindi vedete un po', il Signore mi ha condotto sulla retta via. E poi, se un mio amico inglese, un mio carissimo amico inglese, non avesse deciso durante un suo soggiorno linguistico in Israele di andare un giorno in spiaggia a Tel Aviv, non avrebbe mai incontrato la ragazza israelo-russo-americana che poi è diventata sua moglie. È andata in questo modo, ma sarebbe potuta andare in un modo completamente diverso, con esiti a volte opposti. Non credo che l'accettazione di questa parte di contingenza delle nostre vite sia incompatibile con la fede in Yahweh. Certamente questa fede ci fa credere in un Dio che ci scruta e ci conosce, come dice il Salmo 139, ci ha intessuto nel seno di nostra madre, conosce tutti i giorni della nostra vita. Ma la nostra fede ci fa credere nello stesso tempo in un Dio che prende terribilmente la storia sul serio, fino in fondo, in un Dio che ci lascia agire pienamente come attori della parte che ci assegna e quindi che ci lascia anche rallentare questo suo disegno su di noi con i nostri errori e con le nostre negligenze. Un Dio, direi, non piccolo ma abbastanza grande da poter integrare pienamente, non in modo fittizio, la nostra storicità, la nostra fallibilità ed anche il nostro peccato. Se possiamo dire felix culpa, vuol dire che questo peccato, Dio è più grande anche di questo peccato, lo può assumere. Il fatto dunque che la chiamata della saggezza
e della follia si somiglino così tanto tra di loro, al punto da essere confondibili, al punto da rendere l'errore in questo campo drammaticamente possibile e anche probabile, non deve stupirci. E allora parto da una dichiarazione di base. Non basta che una chiamata sia proclamata in nome di Dio perché sia effettivamente in grado di farci accedere alla saggezza, una provocazione. Un italiano che come me per la prima volta va a Harlem, a New York, come mi è successo a giugno dello scorso anno, resta stupito quando vede delle strade nelle quali si succedono l'una accanto all'altra due, tre, quattro chiese cristiane diverse, ognuna dal nome più originale dell'altro: First Corinth Church, Canaan Church, Newman Zion Church, ognuna in competizione con l'altra, ognuna che pretende di presentare la versione autentica del messaggio evangelico, in ognuna dei quali il predicatore grida, letteralmente, perché gridano in queste chiese, chi è inesperto venga a me. Quale di queste chiese chiama il nome della saggezza e quale della follia? Come saperlo e come discernerlo? Ma il confine tra saggezza e follia può assottigliarsi ancora di più. E qui permettetemi di concentrarmi sulla vocazione monastica benedettina, ma solo a causa del suo carattere paradigmatico rispetto alle altre istanze ecclesiali, come apparirà, spero, chiaramente più avanti. La vita monastica è la risposta ad una chiamata. La posizione del monastero su un monte, pensate a Monte Cassino, o in una valle come nei monasteri trappisti, la sua bellezza, lo stile di vita che vi si conduce, esercitano un fascino, attirano, convocano, chiamano. I monasteri crescono solo in questo modo, solo se persone sempre nuove entrano a farne parte. E più ancora, non basta aver risposto a questo appello all'inizio. Il dinamismo proprio della vita monastica riposa su una chiamata quotidiana alla quale occorre rispondere ogni giorno, alla quale prestare l'orecchio, inclinare l'orecchio, come dice il prologo della regola di San Benedetto nel passaggio che avete sul vostro handout: ascolta figlio mio, e sono proprio le primissime parole della regola, ascolta figlio mio gli insegnamenti del maestro e inclina l'orecchio del tuo cuore, accogli volentieri i consigli del suo amore paterno e mettili in pratica con impegno, in modo che tu possa tornare attraverso il lavorio dell'obbedienza a colui dal quale ti sei allontanato per l'inerzia della disobbedienza. Si entra in un monastero per cercare Dio, Deum Querere, per cercare la vita e vedere giorni felici. Il Signore cerca, dice ancora San Benedetto nella regola, il suo operaio tra la folla dicendo: chi è l'uomo che vuole la vita e arde dal desiderio di vedere giorni felici? Se a queste parole tu risponderai io, Dio ti risponderà. Questa è la promessa fatta ad un giovane che bussa alle porte di un monastero. Quando ho bussato a questa porta avevo 18 anni, appena 17, alla fine dei miei 17 anni. La vita monastica si presenta come la via della sapienza di cui parla Proverbi 9:1-6. Però la verità spesso purtroppo è un'altra. Tanti, troppi monasteri pretendono di offrire la saggezza, ma poi non mantengono questa promessa. Chiunque conosca le realtà monastiche da vicino è stato testimone di questo equivoco, di questo tragico equivoco. Quanti giovani entrano in un monastero per cercare Dio e vi trovano invece meschinità, miseria e mondanità? Quanti giovani assetati di senso, di guida, di esperienza si ritrovano in balia di formatori incapaci, disillusi e spesso anche dissoluti? Quanti giovani che cercano la sapienza, purtroppo, come dice il passaggio di Proverbi, non si accorgono, proprio come lo dice appunto Proverbi, delle ombre che si trovano nei monasteri dove entrano. E lì il confine tra la saggezza e la follia è così vago che ci si trova a passare dall'uno all'altro quasi senza che ci se ne renda conto. Si entra per cercare la sapienza e si trova la follia. Si entra per cercare la vita e si trova la morte. Che senso allora trovare ad un tale scandalo? Come riconciliarsi con un tale paradosso, con questa tragica realtà?
Procediamo per tappe, quindi, e partiamo da come le cose dovrebbero andare. Partiamo da una visione, diciamo, ideale, nella quale la saggezza sembra stare tutta da una parte e la follia tutta dall'altra. Il monachesimo benedettino, lo sappiamo, non è un ordine alla stregua di quelli nati a partire dal basso Medioevo, più o meno centralizzati, caratterizzati da una grande mobilità e da una logica, si può dire, della specializzazione, perché San Benedetto non ha fondato un ordine. San Benedetto, che è vissuto tra il V e il VI secolo, ha semplicemente raccolto una serie di principi di vita evangelica ed ascetica frutto della sua decennale esperienza in quella che è passata ai secoli sotto il nome della regola di San Benedetto. Diventavano, e ancora oggi diventano, monaci benedettini tutti coloro i quali decidono di ispirarsi a questa regola in modi svariatissimi e spesso senza alcun legame istituzionale tra di loro. Un monastero benedettino nasce quando 4-5 persone si mettono insieme, prendono la regola e la vivono. Basta. Il Papa Gregorio Magno, nei suoi dialoghi, presenta la figura di Benedetto come l'erede di Giacobbe, di Giuseppe, di Elia, di Eliseo, questi amici di Dio formati dalla saggezza, come dice il libro della Sapienza, capitolo 7, 27, la sapienza attraverso le età, entrando nelle anime sante, forma amici di Dio e profeti. E amico della sapienza, Benedetto, esattamente come la sapienza, come ce lo illustra il passaggio di Proverbi 9, 1-6, intaglia anche lui sette colonne, non solo in un edificio di pietra, ma scolpendole nel cuore del monaco. Scolpisce nel cuore del monaco, si può dire allegoricamente, i sette doni dello spirito: la sapienza, l'intelligenza, il consiglio, la fortezza, la conoscenza, la pietà e il timor di Dio, secondo un'interpretazione classica di questi sette, di queste sette colonne. E poi la cosa che mi piace di più è che letteralmente Benedetto imbandisce la tavola, letteralmente, come lo fa la sapienza. Prepara il pane, pigia il vino, alleva del bestiame. La saggezza benedettina, lo sapete, riassunta nell'ora et labora, si manifesta tanto nell'ordinamento della preghiera comune quanto in quello del mangiare, del dormire, del lavoro manuale, del vestire, che occupano la maggior parte della regola. La maggior parte della regola è occupata nella disciplina di queste attività, no? Perché tutto deve parlare di Dio in un monastero benedettino. Le proporzioni dell'architettura, la cura del giardino, il buon gusto del cibo e del vino devono parlare di Dio. La professionalità nel lavoro, tutti questi aspetti della vita fanno parte integrante della pedagogia attraverso la quale il monaco abbandona l'inesperienza, come dice il nostro passaggio di Proverbi, vive, trova la vita ed è condotto per la via dell'intelligenza. Il monastero benedettino è dunque una delle tante case costruite dalla sapienza nel corso della storia per radunarvi inesperti e insensati. E più particolarmente la forma assunta da questa casa, dalla casa congegnata dalla sapienza per mezzo di Benedetto, è la Dominici Schola Servizii, la scuola del servizio del Signore annunciata alla fine del prologo della sua regola. Bisogna, dice San Benedetto, dunque, istituire una scuola del servizio del Signore nella quale ci auguriamo di non prescrivere nulla di duro o di gravoso. La grande umanità, la grande saggezza, la grande misura, la grande discrezio di San Benedetto. Una scuola del servizio di Dio. L'uso del termine servizio per indicare ciò che si impara in questa scuola è carico di senso dal punto di vista biblico. Indica certo il servizio del culto. Il fedele che compie un atto di culto viene a servire Yahweh, come dice il secondo libro di Samuele 15:8. E infatti la regola prescrive che nulla sia preferito all'opera di Dio, cioè alla preghiera in comune. Ma più profondamente il servitore di Dio nella Bibbia è colui che Yahweh chiama a collaborare al suo disegno di salvezza. Sono servitori di Dio Mosè, Davide, i patriarchi, i profeti, i sacerdoti, e infine lo è il servitore per antonomasia di Isaia 49:55,
il cui orecchio è specialmente aperto dal Signore per renderlo strumento privilegiato della sua opera di salvezza. Ed in effetti la parabola della vita del monaco racchiude in sé tutta la storia della salvezza. Come diceva il passaggio che vi ho citato prima, dice San Benedetto all'inizio della regola al monaco: inclina l'orecchio del cuore in modo che tu possa tornare attraverso il lavorio dell'obbedienza a colui dal quale tu, dice a lui, tu ti sei allontanato per la pigrizia, l'inerzia della disobbedienza. Quindi si rivolge al monaco come se lui fosse Adamo e nello stesso tempo perché è diventato discepolo di Cristo. Quindi in lui racchiude in un certo senso, abbraccia tutta la storia dell'umanità e la rivive nella sua propria vicenda. Che San Benedetto istituisca una scuola di questo servizio credo che sia una buona notizia. Vuol dire che questo servizio non è qualcosa di spontaneo, di innato, ma che è un servizio che si impara. Per questo ci vuole una scuola, ci vuole del tempo e soprattutto occorre mettersi alla sequela di un maestro per impararlo. E a questa scuola sono chiamati, grazie a Dio, non i migliori, non i perfetti, ma gli inesperti e gli insensati. E questa scuola ha una sua pedagogia che possiamo sviluppare proprio secondo quanto suggerito dal libro dei Proverbi, 9:1-6, la prima parte di questo, del passaggio che stiamo meditando. La saggezza imbandisce la tavola, invita a mangiare il pane e a bere il vino che lei stessa ha preparato, e a chi è inesperto dice, utilizzando, se vogliamo, la frase del Salmo 34:9, gustate e vedete come buono è il Signore. Gustate e vedete, scoprite il gusto della bontà del Signore. Quindi la prima cosa che si è invitati a scoprire, ad imparare a casa della saggezza, alla scuola del servizio divino, è proprio questo, il gusto delle cose di Dio. Le cose di Dio hanno un gusto, hanno un buon gusto, però bisogna impararlo questo gusto. E poi vi è un secondo momento in questa transizione dalla insipienza e dalla inesperienza alla sapienza, ed è quello che si trova alla fine del passaggio della sapienza: andrete diritti per la via dell'intelligenza, no? L'accesso ad una intelligenza, vale a dire ad una nuova percezione di sé e del mondo permessa dalla dilatazione del cuore che si produce quando si mangia alla tavola della saggezza. Si tratta di un aspetto fondamentale della saggezza benedettina, la conoscenza di sé, non di una qualsiasi conoscenza di sé, ma di quella che si dispiega alla luce della misericordia di Dio. Ecco dunque riassunta la strategia della saggezza riletta da San Benedetto: istituire una scuola del servizio divino nella quale essere risvegliati al gusto delle cose di Dio per fare l'esperienza della bontà di Dio e così accedere a una più autentica percezione, ad una più profonda intelligenza di sé, degli altri e del mondo e quindi di Dio. Il gusto dunque delle cose di Dio. Non è un caso che la parola sapienza venga dal latino sapere, lo sappiamo, che contiene il senso di gustare. E la sapienza prepara del cibo, no? Del buon cibo, uccide il bestiame, prepara il vino, imbandisce la tavola, no? E vuole che mangiamo questo cibo, no? Che beviamo questo vino. E la tradizione spirituale, a questo riguardo, parla del risveglio dei sensi spirituali, no? Esistono in noi dei sensi interiori, un udito, un gusto, un olfatto, un palato, un tatto spirituali che all'inizio sono atrofizzati. E per questo, beh, l'esperienza che si fa quando si entra in monastero, mi ricordo l'entusiasmo prima e poi nel momento in cui si entra in monastero tutto annoia, no? La partecipazione all'ufficio è una penitenza, non lungo, non finisce mai. La parola di Dio annoia, il silenzio sembra vuoto, no? E la vita comune è una perdita di tempo, no? Ma progressivamente, ed è perché non si è ancora scoperto il gusto di questi aspetti, no? Di questi aspetti della vita spirituale. Ma progressivamente, quando i sensi interiori si affinano ed il monaco comincia ad apprezzare questi cibi, ecco che i cibi della lode, della parola, del silenzio, della vita comune comincia a
prenderli volentieri, non a causa della regola, perché ha scoperto il gusto che essi hanno, no? Il loro gusto. Comincia ad apprezzare il silenzio e ad abitarlo. Comincia a leggere la parola perché veramente quando la rumina c'è qualcosa che esce, che gli fa piacere, che ama, no? E quindi quello che all'inizio si fa per dovere, piano piano uno comincia a farlo veramente per gusto, veramente per piacere. E la regola di San Benedetto descrive questo processo parlando di una progressiva dilatazione del cuore. In un bellissimo passaggio che si trova alla fine del prologo dice: noi speriamo di stabilire, di non stabilire nulla di troppo duro o pesante in questa regola, ma se si incontra qualcosa che sembra un po' più rigoroso, occorre non lasciarsi impaurire. A mano che si cresce nella conversione e nella fede, dice, il cuore si dilata. Il cuore si dilata e allora si comincia a procedere spediti sulla via dei comandamenti di Dio con indicibile dolcezza e amore. Occorre dunque non scoraggiarsi se nell'educazione di questo gusto si attraversano fasi inevitabili di disgusto, di noia, di tristezza e di scoraggiamento e si fanno parte del cammino di crescita. E in questo itinerario è molto importante il ruolo dell'accompagnatore spirituale, colui che veramente deve incoraggiare, consolare, accompagnare il giovane monaco, il fratello sperimentato che mi aiuta a riappropriarmi costantemente del senso di quello che vivo, che mi consola con la consolazione che ha ricevuto lui stesso dal Signore. Ma in assenza di un accompagnatore spirituale sperimentato, in un contesto nel quale il monaco è lasciato a se stesso, allora invece di accedere alla sapienza, invece di scoprire un gusto delle cose di Dio, gli diventa la preda del disgusto, dello scoraggiamento e può lentamente slittare nella disperazione. E allora, in questo caso, che cosa succede? Succede che la casa nella quale era entrato per imparare il servizio di Dio, invece di condurlo a questo dilatamento del cuore, lo conduce a un rimpicciolimento. Ed una delle cose che fanno più male quando si visitano alcuni monasteri nei quali qualcosa non va è che le persone invece di essere dilatate sono rimpicciolite. C'è una meschinità nell'aria che purtroppo rende l'atmosfera irrespirabile, invivibile. Questa casa che doveva essere la casa della saggezza si è rivelata essere una trappola ed i suoi invitati scendono nel profondo del regno dei morti, che può essere presa come una metafora per lo scoraggiamento, la disperazione e anche la depressione che si sviluppa in questi contesti. Quindi, primo aspetto di questa pedagogia, la scoperta del gusto delle cose di Dio. Secondo aspetto molto importante, del quale mi sono persuaso ancora più profondamente, non solo a causa della mia esperienza personale, ma anche essendo stato formatore per 5 anni, maestro dei novizi in un monastero dove ero in Francia, è stata la questione della conoscenza di sé. Credo che in un monastero la pedagogia monastica sia impossibile o sia alienante anche se non si entra appena si entra nella vita monastica, nei primissimi anni, nel primissimo anno, 2 anni o 3 anni, non si faccia un cammino molto profondo di conoscenza di sé. E metto questa conoscenza di sé, che fa parte della pedagogia benedettina, in relazione con questa via dell'intelligenza che ci è suggerita dal passaggio della saggezza che stiamo meditando. Si è messi in un contesto, quando si entra nella vita monastica, che certamente è favorevole sotto molti aspetti, ma soprattutto per la vita comune ci espone immediatamente, ci mette a nudo. Siamo messi a nudo nella vita monastica, nella vita comune in generale. Ci sono molti paralleli e mi piace sempre svilupparli tra la vita di coppia e la vita monastica. Si annuda a nudo nella vita di coppia come si annuda nella vita monastica. Non si può sfuggire, non si può scappare, no? Si è esposti, ci si trova e ci si scopre peggio di quando si era entrati nel monastero. Vengono fuori sentimenti nuovi di collera, di invidia e si può credere che tutto questo sia la conseguenza di una negligenza. In realtà è proprio la pedagogia voluta da San Benedetto che è fatta per far venire fuori tutto questo, perché se tutto questo non viene fuori non lo si può affrontare, non si può cercare di trasformarlo o di farlo trasformare piuttosto dalla misericordia di Dio.
Il modo nel quale San Benedetto esprime questo progresso nella via dell'intelligenza, questa via dell'intelligenza, lui la via la trasforma in una scala, e il progresso è descritto in questi termini. Dice San Benedetto: la Sacra Scrittura si rivolge a noi fratelli proclamando a gran voce: chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Bisogna dunque, dice, innalzare per mezzo dei nostri atti la scala che apparve in sogno a Giacobbe e lungo la quale questi vide scendere e salire gli angeli. Non c'è dubbio riguardo al significato di quella discesa, di quella salita: con la superbia si scende, con l'umilità si sale. La scala eretta è la nostra vita terrena, che se il cuore è umile Dio solleva fino al cielo, e noi riteniamo che i due lati della scala siano il corpo e l'anima nostra, nei quali la divina chiamata ha inserito diversi gradi di umiltà da salire. Si accede dunque all'intelligenza, alla conoscenza di sé, attraverso l'umiltà, cioè attraverso una giusta percezione di sé, alla conoscenza di sé alla luce di Dio. E il capitolo settimo della regola distribuisce la salita di questa scala in 12 tappe, che comprendono il timor di Dio e poi la scoperta del valore dell'obbedienza, il riconoscere i propri peccati, il lasciarsi istruire dalla sofferenza, l'imparare a contare sulla comunità. Alla sommità di questi 12 gradi si accede ad un amore che sconfigge ogni timore ed ogni paura, e questo amore frutto dell'umiltà allora ci fa intus leggere, leggere dentro, ci fa vedere la realtà oltre le apparenze, vedere le cose un po' come le vede il Signore. L'intelligenza alla quale si accede grazie all'umiltà è la verità su noi stessi, vale a dire la nostra totale dipendenza dalla misericordia di Dio e conseguentemente la verità sugli altri, bisognosi di questa stessa misericordia, che siamo invitati a perdonare come siamo perdonati, ad amare come siamo amati, nel segno della compassione e della consolazione. La compassione e la consolazione. Questi sono brevissimi cenni alla pedagogia di San Benedetto, che riprendo adesso brevemente. Amico della saggezza, Benedetto costruisce una casa, vintaglia 7 colonne, questa è la scuola del servizio divino. In questa scuola l'inesperto è invitato a scoprire il gusto delle cose di Dio per trovare in esse la vita, e l'insensato è condotto sulla via dell'intelligenza prodotta dall'umiltà, cioè da una più profonda conoscenza di sé, degli altri e di Dio. Ma con un caveat, suggerito dall'identica formulazione della chiamata da parte della sapienza e della follia. Attenzione! Il confine tra i due è poroso, ed invece del vino e del pane della sapienza possiamo trovare anche in un monastero, anche in una casa del servizio del Signore, l'acqua e il pane della follia. E su questo equivoco ci resta da formulare qualche pensiero conclusivo. I nostri monasteri, le nostre comunità ecclesiali fanno troppo spesso delle promesse che non possono, non sanno mantenere. Chiamano in nome della saggezza, ma non hanno nessuna esperienza da offrire. Sono popolati di ombre, di personaggi irrequieti e ignoranti, invitano i passanti ma non hanno vino da offrire, hanno solo le acque furtive della complicità con la loro ipocrisia. E il problema è che chi vi incappa non se ne accorge subito, mette del tempo a capire la verità, e quando si accorge di questo equivoco è talvolta troppo tardi. La disillusione o il cinismo si sono già insediati nel cuore, l'entusiasmo è scemato, la speranza è stata intaccata. E questo l'ho visto tante volte. Non possiamo nasconderci dietro una concezione ingenua dell'agire di Dio nella storia, credere che anche nei contesti più sfavorevoli la sapienza possa lo stesso svolgere il suo ruolo educativo. Certo, questo è possibile, a Dio tutto è possibile, ma la realtà è che la maggior parte delle volte l'inesperto resta inesperto e l'insensato insensato, e in questa inconsapevolezza smarrisce la retta via. Siamo di fronte ad un mistero. L'economia della salvezza, o se vogliamo la pedagogia della sapienza, comportano una mediazione umana fallibile.
Dio si espone al rischio di servirsi di strumenti che in suo nome possono fuorviare invece di condurre sulla retta via. Si direbbe quasi che la follia faccia parte dei rischi che la saggezza ha deciso o ha bisogno di prendere. E ne abbiamo due importanti conferme nella scrittura. La tragica possibilità di pastori che invece di radunare il gregge lo disperdono è lungamente oggetto del grido di dolore di Yahweh nel libro di Geremia. I miei pastori sono diventati insensati, non hanno più ricercato il Signore, per questo non hanno avuto successo, anzi si è disperso il gregge del Signore. Ma soprattutto nel Nuovo Testamento, questo passaggio che rimedito sempre con esiti nuovi, quello nel quale la Chiesa è presentato come un campo dove cresce sia il buon grano che la zizzania. Sapete, i servi andarono dal padrone e gli dissero: vuoi che andiamo a togliere via la zizzania, no? Che c'è nel campo? E dice: no, dice il padrone, che non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Grano e zizzania crescono insieme nel campo della Chiesa. In questo campo operano allo stesso tempo la saggezza e la follia. E questo risponde, e questa è la cosa che mi colpisce di più in questo passaggio, ad una precisa volontà del Signore. È Lui che non vuole che la zizzania sia tolta. È Lui che ha disposto che resti questa zizzania. È Lui che rifiuta lo zelo intempestivo dei servi che vogliono sradicarla fin da adesso. Ed è lì che siamo in presenza di un principio ecclesiologico fondamentale, lungamente meditato e commentato da Sant'Agostino nella sua polemica contro i donatisti prima e contro i pelagiani dopo. La ripartizione chiara e definitiva tra il bene e il male, tra la saggezza e la follia, tra il buon grano e la zizzania, è una prerogativa di Dio solo ed Egli se l'è riservata per la fine dei tempi. Ogni tentativo di costituire una chiesa di puri, una comunità di santi, è fatalmente destinata all'ipocrisia. La pretesa stessa di poter parlare autenticamente in nome della saggezza, senza ombre, senza equivoci, senza esporre al tempo stesso alla tragica possibilità della follia, è in sé stessa un segno di inesperienza e di insensatezza. Chi è saggio sa che darà sempre, anche quando vuol dare il bene, qualcosa di meno buono. E infatti il confine tra il bene e il male, tra il buon grano e la zizzania, tra la saggezza e la follia, la loro commistione, è inevitabile nelle nostre realtà ecclesiali perché prima di tutto caratterizza il cuore di ciascuno di noi. E prima di tutto nei nostri cuori, che il confine tra la saggezza e la follia è poroso, che luci ed ombre, che l'angelo e la belva convivono. E la maturità consiste non nell'illusione di poter avere accesso ad una saggezza incontaminata, fatta solo di luce, ma nella riconciliazione con questa tensione, con l'ineliminabile presenza della contraddizione del male in noi e con il rischio sempre presente della follia. L'intelligenza conferita dall'umiltà di San Benedetto credo che consista proprio in questo. Allora, per concludere, permettetemi di citarvi quello che credo sia uno dei passaggi più alti che abbia mai letto in testi recenti. Si tratta dell'omelia pronunciata da Benedetto XVI il giorno dell'inaugurazione del suo ministero petrino, che rileggo da anni ritirandovi ogni volta la stessa consolazione e la stessa speranza. Diceva in quest'omelia: non è il potere che redime, ma è l'amore. Questo è il segno di Dio. Egli stesso è amore. Quante volte desidereremmo che Dio si mostrasse più forte, che Egli colpisse duramente, sconfiggesse il male e creasse un mondo migliore. Tutte le ideologie del potere si giustificano così, giustificano la distruzione di ciò che si opporrebbe al progresso e alla liberazione dell'umanità. Noi soffriamo per la pazienza di Dio e non di meno abbiamo tutti bisogno della sua pazienza. Il Dio che è divenuto agnello ci dice che il mondo viene salvato dal crocifisso e non dai crocifissori, il mondo è redento dalla pazienza di Dio e distrutto dall'impazienza degli uomini.
La coesistenza tra saggezza e follia, la tragica possibilità di voler offrire l'una e di condurre invece all'altra, che caratterizza ogni nostra attività ecclesiale, con la quale dobbiamo misurarci ogni giorno, sono l'espressione della pazienza di Dio. A questo equivoco non vi è altra soluzione se non l'accettazione di questo rischio. Dobbiamo accettarlo noi perché lo accetta Dio, e Dio lo accetta perché senza di esso nessuno di noi sarebbe salvato. La sola perfezione, la sola giustizia, la sola sapienza alla quale ci è concesso di accedere in questo eone è quella della misericordia del Padre e di un discernimento da riprendere ogni giorno, instancabilmente, fino all'ultimo soffio. E la più alta espressione della saggezza benedettina risiede proprio in questo e trova espressione nell'ultimo dei cosiddetti strumenti delle buone opere, al capitolo 4, con il quale concludo, dopo una lunga lista di divieti e di ingiunzioni che vanno dal non uccidere a rispettare gli anziani ed amare i giovani, dopo tutti i consigli che dà in questo capitolo relativamente alla vita ascetica, non essere vorace, dormiglione, pigro, o una vita comunitaria veramente evangelica, non rendere male per male, amare i nemici, tutte le cose che dovremmo fare per essere buoni monaci, l'ultima parola che dona il vero senso ad ognuna di queste ingiunzioni, e credo l'ultima parola di San Benedetto, quella che se chiedessero a San Benedetto se la tua regola dovesse sparire, dovesse restare una sola frase della tua regola, qual è la frase che tu vorresti restasse? Io credo e sono sicuro che San Benedetto risponderebbe: non disperare mai della misericordia di Dio. Vi ringrazio. Tante grazie, Padre Luigi. I suggest that we go back to English as our common language between the two speakers. And we are almost within schedule. So first, I would give you now, you that have meditated, reflected on the text, first of all, a reaction, the possibility to react of what you heard. Probably the logical order would be to ask Professor Zakovic, maybe a reaction to Padre Gioia's intervention. Yeah. First of all, Professor Gioia, it was pure joy to listen to you. And look, now that we know one another, I can be sincere with you and tell you that, like every normal Jew, I suffer from split personality. Meaning that on the one hand, I made it very clear that I dedicate myself to understand the literal meaning of the biblical text the way it is, because I feel that respecting the text is understanding it the way it was written. But on the other hand, I know, and I cannot imagine living our lives without Midrash, without the second layer of interpretation. And Midrash starts already within the Bible itself. You know, younger biblical texts interpret or midrashize, that's my humble contribution to the English dictionary. Younger biblical texts interpret old biblical texts, they already midrashize the old biblical text. Midrash, our culture, our Jewish culture, if I have to define it in one word, it's Midrash, because we build a pyramid, one layer and then another layer and then another layer of Midrash. And what is Midrash? Midrash is an injection. We inject old texts with new meanings. This way we keep the old texts alive. And what I heard here is a great Midrash. Well, perhaps I don't have the authority, but I would have liked to call you Rabbi Gioia. That's a compliment. Because what we heard is a great Benedictine Midrash, how the Benedictine interpretation of the seven pillars, the Benedictine interpretation of Benedict offering or setting the table, etc.
And it makes me very happy to see how here in Rome, the good old biblical texts are being given new life. A pleasure. I suppose that the interpretation of Saint Benedict strikes me as being one that is rooted in a certainly assiduous daily rumination of Scripture, reading of Scripture, with a strong insistence on the fact that, which I think is part of what the Scripture says, it has to be lived. It has to be put into practice. Otherwise, we will risk to remain too intellectual. And what strikes me of the interpretation of Benedict is that it is attentive to all the dimensions of human life, with a preference for the practical, the human, over the spiritual. I like to think that Saint Benedict, there are other saints who are the spiritualities who have the head in the clouds or in the spirit or in God, very mystical. The rule of Saint Benedict, there is, in a sense, very little in terms of mysticism. But Saint Benedict is someone with the feet very firmly grounded on earth. And as the thing that strikes me most is how, when people come to a monastery, what they are struck by at first, immediately, is not so much what monks say, because usually they don't say much with the guests, is not even immediately the liturgy or the prayer, but it is the environment. When you go to a monastery, to a good monastery, it is the environment immediately that captures you and gives you a sense of something different. So that, in a sense, the words of Scripture and the interpretation of Scripture takes life not only in what one says or even in what one does, but also in the environment, in creation itself. Creation itself lends it to be to become a deeper expression of the words of God. So I was very sensitive to what you said about interpretation at the beginning, and I saw the connection between your paper and mine when you said those words. Yes, it is about Midrash. Definitely. Yeah. It's open to you now. Would you have questions to ask to one or the other speaker, tonight's speaker? Jean-Pierre, please. First, to Professor Jerzakovic, I was deeply impressed by this analogy between the text of Proverbs and the Eden narrative. Proverbs being a kind of midrash of the Eden narrative, with maybe the myth of Adapa in the background of both texts. But I also realized that in both texts, you have a character that says almost the same thing as the other one. I mean, the snake, when he is quoting God, Afki amar Adonai, Afki amar Elohim, lo tochlu mikol etz hagan. The snake is quoting God almost literally. So also in that case, we have a almost literal. So it's so close. Life and death, wisdom and folly. And the other question is maybe more directed to Professor Joyan. You mentioned the importance of the fear of God in the path proposed by Benedict to the young monk. And that's something we met in the verses we skipped. Yirat Adonai, Techilat Chochmah, Yirat Adonai. The beginning of wisdom is the fear of God. Isn't the fear of God something we have to revisit nowadays in order to make the difference? Because that's what makes the difference between both languages.
First of all, thank you so much, Professor Sonet, for this addition to my interpretation. I totally agree with you that actually what Folly says is like an echo of the words of the snake. She represents a snake in Genesis. And as I said, we can always and we should always learn from the interpretations of others. Thank you. The question of the fear of God. Yes, definitely. I think the first degree of humility is the fear of God. Obviously, I'm sort of slightly nervous about the connotation of the word and the way it is understood. And it is only if one is deeply rooted in Lectio Divina, so in a reading of scripture, that little by little captures the real meaning of this word, because fear and love really correspond. In the Rule of St. Benedict, I think that the closest thing to it is the zeal for God. There's a chapter on the good zeal. It says there are two kinds of zeals. There is the bad, the bad zeal that leads away from God, and there's a bitterness which takes hold of the person for so many reasons in life. Whereas there's this good zeal, which is a kind of is more than the fact of accomplishing an act, a good act after the other act, but is entering to a dynamism of acting in a good way. And I like to think that the fear of God and this good zeal go together, and they are made possible only through a growing sense of God, which is at the same time the sense of his nearness, of his love, of his forgiveness, and yet at the same time the sense of his greatness, I'd say, which I think if there is a real perception of God, there has to be some sense of his greatness, of being something big, more than I can understand, more than I can fathom, which has to leave this sense of fear always present. And this fear and love, far from being two things certainly John says that, you know, that when there is love, fear goes away. But I don't think it's the fear of the Old Testament. I have the sense that that kind of fear grows with love. There is a kind of fear that grows at the same time with love. My answer would be probably definitely in the last, is that the only way to learn that fear is by nourishing, one should nourish himself really at the roots, at the springs of scripture, particularly the Old Testament, to get the right sense of what it really is. I suggest we take one more question before concluding the evening. John. My question is for Professor Father Abbott Glenn. I was struck and impressed and gave me a lot of food for thought, your stark and honest description of the natural life. And I was struck in particular. I suppose my voice is loud enough, but okay. I was struck in particular by the way in which you, I guess, called upon monastic life to be honest as a representative of wisdom, to admit that in this life, at least, it always comes with a mixture of folly. I wonder if you could say, would you say that if that is the case of those who are trying to offer wisdom, would you say that as a counterpart, those who are seeking wisdom, so the young monk, the novices, the ones knocking at the door, should be aware that wisdom will always come with folly? I guess, is this a check on a kind of young enthusiasm which seems inescapable in the young novice? So how much would you temper the novice? How much do you disappoint early? How much do you dash cold water on him? Or is that something that one should naturally learn later in life? When does the disillusionment happen, I guess, is my question.
Well, my answer, I mean, probably it's just experience, is that it happens quite quickly. Quite quickly, although there is something, is I've seen that young monks are angels during the first year. Everything is very smooth and seems to go very, very, very well. And it is after a year, usually, a year and a half, that they cannot keep up that image of perfection they want to project anymore. And this sort of self-image goes into pieces, really shatters. And then there is this process of accepting first of all, that not to be, I mean, one's own inability or incapacity, shades and difficulties, but also accepting that the community is not perfect, it will never be perfect, and there will be problems, there will be difficulties, and that this is part of Benedict's and God's pedagogy. My sort of, there is a fine line, although, but between the inevitable imperfection, the inevitable commixture between good and bad, or folly and wisdom, which is the thing that characterizes our life anyway, and what unfortunately happens in too often, I'd say too often, especially in Italy, because I know very well the Italian monastic reality, which is monasteries that really don't have anything to offer and really mislead or lead astray. And it's not just monasteries. I'm talking about monasteries, but I know of a lot of other religious realities, religious life, that do the same thing. And there, I think, whilst there is an integral part of spiritual growth is the acceptance of this mixture between good and evil and between folly and wisdom and so on and so forth, still, there's to be a reality which is mature and which is able to contain and lead into this path. Very often the reality one finds is a reality which is just hypocritical. There is nothing really, or very, very little. And in that case, there is no way of being led into a path of self-knowledge. And the result can be really dramatic for the life of the person. So I really think that, you know, our ecclesial reality can really do harm to people, and this should not happen. Just a very simple concluding remark. I find the space that is provided, is created by the Cardinal Bear Center to speak in simplicity and honesty, but in this openness to one another, so out of your own religious tradition, your own context, is always quite powerful as an experience, and it adds something for, I believe we can all be very grateful in our time that we have the chance, the opportunity to live. May I remind you of our next date, so this forthcoming Thursday at 6 o'clock, again with Professor Zakovic and Professor Nobile. Thank you very much for being here tonight. Have a very good evening.